Nella sede dell'assessorato alle attività produttive della Regione Campania sono stati consegnati ad alcuni comuni campani i decreti dei progetti ammessi a finanziamento nell'ambito degli interventi di accelerazione della spesa dei fondi strutturali europei. Quasi 24 milioni di euro messi a disposizione per vari progetti in vari paesi delle varie province campane. Dalla realizzazione di aree artigianali all'insediamento di isole ecologiche sono 7 i comuni protagonisti degli interventi: Striano e San Vitaliano in provincia di Napoli, Gioia Sannitica a Caserta, nel Salernitano Caggiano, Teora in provincia di Avellino e Calvi Resort e Ceppaloni nel Beneventano. Estrema soddisfazione è stata espressa dall'assessore Fulvio Martusciello. Lunedì possono partire con le gare, sono sindaci del Napoletano, Striano e San Vitaliano, ma anche Teora, Caggiano, Ceppaloni, Paolisi, tutto il territorio regionale. Stiamo accelerando la spesa comunitaria, stiamo dando risorse che possono poi utilizzare. Ecco, diciamo che se qualcuno immaginava che magari l'impegno europeo avrebbe rallentato le attività dell'assessorato alle attività produttive, si è sbagliato di grosso, perché oggi siamo qui a dare risorse ai comuni per oltre 23 milioni di euro, quindi risultati concreti e soprattutto strumenti con i quali si può produrre sviluppo e occupazione. Ai nostri microfoni è intervenuto anche il sindaco di Teora, Stefano Farina. Non solo noi andiamo a risanare un'area degradata e abbandonata dal dopoterremoto, riusciamo a rilanciare degli insediamenti produttivi che oggi vivono una condizione di difficoltà non solo per la crisi economica ma anche perché sono in precarie condizioni con strutture che li fatiscenti che le accolgono, e sicuramente è anche un'occasione per stimolare le nuove generazioni che si vogliono misurare, vogliono sfidare le difficoltà e vogliono tentare in un rilancio personale con delle aziende, con delle attività produttive che possano portare benefici a se stessi come impresa ma soprattutto al territorio come ricaduta generale.